Era stato definito da Ciccio Graziani e Giancarlo Magrini un attaccante giapponese doc, di quelli che non perdonano in area di rigore. Tra i pochi della sua nazione in Italia, unico in assoluto nel Cervia. Nel 2005 Yuma Eda arriva da Ariano Irpino e si allena al Silvio Renzulli con un team di tutto rispetto guidato dall'allora tecnico Mandragora, composto da giocatori dal grosso calibro come il fantasista Chiaiese, Mainenti, Avolio, Tranfa, Romagnini e tanti altri. Da allora non ha mai dimenticato la piazza calcistica arianese, quella che ora purtroppo non c'è più. Lo aveva promesso ai proprietari dell'azienda agrituristica Trecolli, dove era stato ospitato 6 anni fa, e lo è tuttora, gratuitamente. Tornerò a godermi le bellezze di questa città, e così è stato. Dal Giappone, terra ancora straziata da una ferita dolorosissima, ad Ariano Irpino, con quella mappa della città del Tricolle che Yu sembra ormai avere nel cuore. Sono stato al museo di Ariano Irpino. Ho visto tanti piatti vecchi, anche mosaici. È spettacolare. Però è purtroppo non è che ho conosciuto tanta gente. Roba bella c'è, ma non hanno ancora il modo giusto per pubblicizzare. Mi ha raccontato gente che lavora al museo in questa cosa. E sono d'accordo con loro. È peccato. Lì in Giappone adesso com'è la situazione? Purtroppo una tragedia che è successa 11 marzo. La famiglia, modo di dire, per fortuna è successo molto lontano dalla tsunami, radiazione. Però è una cosa tremenda. Io voglio aiutarli, quindi dopo quest'estate torno in Giappone per aiutare loro. Per adesso io faccio cuoco, quindi sto organizzando a cena per beneficenza, poi raccolgo soldi, poi porto io direttamente a loro per aiutarli. In Italia a me piace tanto, fin da piccolo, poi non lo so perché, ma è capitato qua, venire qua la prima volta in Italia, poi la gente di Ariano Irpino mi ha trattato benissimo, quindi ho un gran ricordo, buon ricordo di qua, Ariano Irpino. Quindi dopo 5-6 anni ho voluto ancora venire qua, in questo posto, che per me è molto importante. Nel periodo che eri tu qui ad Ariano c'era il calcio ancora, oggi purtroppo non c'è nulla. Molto dispiace, non so cosa abbia successo, ma posso dire solo dispiace, perché per me era buon gruppo, amici, società, dirigenti. Eravamo un buon gruppo, invece adesso non c'è più, quindi dispiace. Sono molto contento di aver visto Yu, perché il mese che è stato con noi, a parte l'aspetto tecnico, però siamo rimasti colpiti da questa sua grande umanità, da questo suo grande amore per l'Italia, che poi lui è arrivato in anticipo rispetto a tanti altri giapponesi. Se tu consideri che oggi Zaccheroni allena la nazionale, diciamo, giapponese, e poi dopo il cataclisma che c'è stato, dello tsunami, del terremoto, lui ha vissuto anche con il dolore dei suoi familiari questa grande, diciamo così, catastrofe, e quindi forse in questo momento ha sentito il bisogno di avere così in Italia una forma di affetto, e l'ha cercata qui all'agriturismo Trecolli, che lo ha ospitato perché noi avevamo i giocatori qua. Però il suo primo rammarico è stato quello di sapere che purtroppo non c'era più calcio, e quindi è dispiaciuto di questa cosa.